Ciao a tutti amici di EveryEye, qui è il vostro Felice, siamo come sempre sulla nostra rubrica Happy Gamer. Oggi sono qui per farvi vedere un MOBA, se così possiamo definirlo, di Zynga o Zynga, a seconda di come preferite pronunciarlo, chiamato Dragons and Titans. Il gioco è scaricabile gratuitamente da Steam, quindi può giocarci chiunque di voi. Anche se vedrete alla fine di questo video, non c'è davvero molto in questo gioco di qualità, qualcosa che possa, diciamo, davvero intrattenere, il giocatore. Ma, veniamo subito, alle caratteristiche, ecco, di questo gioco. Insomma, voglio, illustrarvi un po' di che cosa tratta e magari poi fare un match, così giusto per capire un po', le critiche, ecco, che ho intenzione di muovere. Il gioco è basato su appunto questi draghi, draghi che impersoneremo, avremo una scelta, devo dire comunque anche abbastanza ampia, di draghi che comunque andranno sbloccati e tramite, diciamo, il comando di questi draghi dovremo scendere in battaglia allo scopo di distruggere le difese avversarie e liberare il nostro titano tenuto prigioniero nella base nemica, ecco, possiamo dire. Ovviamente questo titano è protetto da alcune barriere, dovremo distruggere i dispositivi che tengono su queste barriere, entrare nella base e poi distruggere, diciamo, il meccanismo che tiene incatenato il nostro titano. Questo per via di una storia, diciamo, di sottofondo che prevede che ci sia un titano incaricato di regnare per i prossimi secoli, millenni, non ricordo esattamente, non è una gran storia, fidatevi. E quindi ecco, noi vogliamo che sia il nostro titano e non quello avversario che teniamo in custodia noi, appunto, a regnare. Principalmente in questo gioco, ovviamente essendo un free to play, è inevitabile che vi siano alcune meccaniche legate profondamente a comunque un... Non dico proprio apertamente pay to win, ma ci avviciniamo abbastanza. Infatti, come potete vedere già qui, vi indico un conteggio basato su questi cristalli. Vedete, questi cristalli viola che guadagneremo sì tramite le partite, però guadagneremo in quantità molto modica, molto povera. Mentre ovviamente acquistandoli con i soldi reali, con la valuta, con gli euro, ne guadagneremo molti di più. Ora vedete che abbiamo 3059 cristalli e questi possiamo utilizzarli per, ad esempio, comprare dei draghi tramite questo shop, vedete, tramite 5000 di questi cristalli che hanno un valore equiparato a 4,99 euro, possiamo acquistare un pack, diciamo, che contiene 3 uova di drago. Queste 3 uova possiamo trovare qualunque di questi draghi, vedete, che sono rappresentati qui sotto, che sono abbastanza, ma possiamo anche trovare ovviamente dei doppioni e saranno tutti draghi a livello 1 che vanno poi potenziati. Allo stesso modo possiamo acquistare un pack di 3 armi. Le armi sono semplicemente degli oggetti che equipaggiamo prima della battaglia, vi farò vedere, che ci permettono di scegliere, diciamo, altre due abilità, un surplus di due abilità oltre alle due nostre del drago, che possiamo appunto scegliere ogni arma, diverse abilità, alcune di supporto, alcune di attacco. Queste valgono 2500 cristalli, che sono 1,99 euro. Insomma, vedete, non sono prezzi, diciamo, molto accessibili. Insomma, avete visto prima 4,99 euro per 3 draghi di livello 1, che poi probabilmente ci saranno molti doppioni. Viene un po' in contrasto, ecco, con le esigenze del giocatore. Adesso abbiamo 3059 cristalli, voglio farvi vedere come funziona. Provo a acquistare questo pack. Acquistiamolo. E vedete, adesso abbiamo 3 armi da scoprire: la Skyburst, che non avevo, anche perché non ne ho molte, la Blade Biter, che non avevo, e la Truth Charge. Vedete, questa volta ci è andata bene, sono 3 armi che non possedevo, anche perché era difficile, dato che ne avevo talmente poche, forse ne avevo 4, 5. Prendiamone una di quelle che abbiamo appena trovato, ecco ad esempio questa. Vedete, abbiamo appena trovato quest'arma qui. Ci viene, visto ovviamente il prezzo, se volete acquistarla singolarmente, 1 euro, costa 1 euro quest'arma.
qui possiamo vedere le skill. Vedete, queste saranno le due skill attribuite ai nostri due slot extra durante la battaglia, Just e Knight's Focus. Sembra comunque un oggetto abbastanza da support. Sì, infatti vedete qui la barra support è prevalente sull'altra di attack, defense e difficulty. Vabbè, difficulty ovviamente rappresenta la difficoltà. E ovviamente queste armi possono essere anche poi forgiate, sciolte e quanto altro. Però principalmente il meccanismo di acquisizione è questo: spendete, guadagnate pochissimi cristalli con le partite, spendete i cristalli per acquistarle e preferibilmente spendete dei soldi. Ecco, questo meccanismo non va molto incontro, diciamo, alla logica di un free to play, dei free to play diciamo attuali, insomma quelli che vanno più di moda, come possono essere League of Legends, Dota 2, dove la componente shop è relegata principalmente a skin. Anche qua, anche qui, ecco, volevo farvi notare che ad esempio nei draghi, prendiamo qui un drago, dovrei prenderne uno che ha una skin. Vediamo. Ok, ne ho preso uno senza skin. Uno che ha una skin, non so, vediamo, tipo questo. Vediamo un attimo. Neanche questo. Questo di sicuro ce l'ha, perché vedo che ha una faccia convincente. Neanche. Sono tutti senza skin. Questo. Ok, questa ha una skin. Ad esempio, analizziamo questo drago. Qui ci vengono appunto enunciate le caratteristiche, il prezzo, 4,99€ di questo drago. Qua ci viene indicato il livello, possiamo upgradarlo. Per upgradarlo abbiamo bisogno di altri draghi, abbiamo bisogno comunque di materia prima, ecco. Quindi se non altro, volendo, potremmo anche upgradarlo senza spendere soldi, ecco, vediamolo in questo senso. Comunque ci vengono elencate qui le skill come per gli oggetti, le armi. E abbiamo anche qui le skin, vedete, 4,99€ per questa skin, vedete? Questa skin qua, 4,95€ esattamente. Quindi insomma, sono prezzi un po' abbastanza elevati, anche perché in game si vedono talmente piccoli questi draghi che... Va bene, insomma, dopo diciamo questa presentazione che ho preferito fare adesso anziché dopo, voglio farvi vedere subito una battaglia, ecco. Ok, allora ne facciamo multiplayer, PvP. Abbiamo tre modalità che sono MOBA, la classica team contro team per liberare il titano, quella che abbiamo in LOL, che abbiamo in Dota, in Downgate, che abbiamo anche in Downgate, eccetera eccetera. Capture points, che appunto è la classica modalità cattura dei punti, quindi abbiamo 5 punti da liberare per da conquistare, da controllare per liberare il nostro titano, anziché appunto distruggere le difese del titano. E la modalità Aram, come quella di LOL, dove appunto abbiamo una selezione random di draghi e appunto ci scontriamo in una battaglia diciamo abbastanza diretta per liberare il nostro titano. Ovviamente proviamo la modalità MOBA. E cosa dirvi del gameplay? Il gameplay non mi piace, è oggettivamente troppo confusionario. Ci troviamo buttati in questa diciamo lotta fra draghi che sovrappongono le proprie skill, difficili da controllare. Cioè il drago va controllato in modo molto innaturale, ve lo farò vedere adesso durante il gameplay, e questo davvero pregiudica tantissimo l'impatto con il gioco. È davvero, proprio per dirlo terra a terra, il gameplay è davvero un casino. Cioè ci troviamo davvero catapultati in azioni dalle quali non si capisce nulla. Allora, siamo qui nella lobby prepartita. Dobbiamo scegliere il nostro drago fra quelli disponibili. Il nostro drago e poi le relative, diciamo, la relativa arma per le altre due skill. Scegliamo questo. Questo qua che è free, ma ce l'ho anche tra gli acquistati. Acquistati nel senso trovati. E come arma equipaggiamo, non lo so, cosa equipaggiamo come arma? Non le conosco sinceramente, quindi vediamo di quelle magari che abbiamo appena trovato. Boh, non lo so. Equipaggiamo questa. Questa qua. E siamo ready.
Vedete, questo qua è il nostro drago con la sua arma. Qui ci sono le scelte degli avversari. Aspettiamo anche l'enemy team e poi la partita inizia. Come vi ho detto, ci troviamo in una mappa nella quale dobbiamo distruggere le difese avversarie. Abbiamo dei nuclei chiamati, se non erro, obelisk, che appunto controllano le difese della base, e ci permettono di proseguire fino ad arrivare direttamente appunto al titano. Il titano poi distruggiamo i nuclei che lo tengono incatenato, lo liberiamo e GG, abbiamo vinto. Ho fatto un paio di partite, 3, 4, e sinceramente l'ho trovato davvero troppo confuso, troppo poco organizzato come gameplay, e con dei comandi del drago che sono davvero improponibili. Quindi ora vi mostrerò direttamente in questa partita, dove farò assolutamente schifo, perché non ho ancora capito come possa qualcuno essere bravo in questo gioco, perché non riesco a trovare la componente di skill. È semplicemente un ammasso di chi fa più danno, tutti buttati. Non c'è, come possiamo trovare magari in LoL, in Dota, una componente tattica, dove si può studiare una manovra d'attacco, aspettare giusti engage. Qua semplicemente si vedono draghi che si buttano uno sopra l'altro, e vedi fuoco, fiamme, cristalli, non capisci nemmeno, diciamo, dove iniziano le tue skill e iniziano quelle dell'avversario, ecco. Ok, qui sta caricando. I nostri avversari sono il team rosso, noi siamo il team verde. Il drago va controllato principalmente usando solo il mouse, cioè con il tasto destro lo muoviamo, secondo movimenti molto 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 innaturali, e se la partita partisse vi farei anche vedere. E poi col tasto sinistro attiviamo la prima abilità, che è attivabile anche con la Q, dopodiché abbiamo una W sbloccabile, diciamo, con i livelli successivi, e una E. E una F che sono le... una E e una R che sono le abilità legate invece all'arma che possediamo. C'è qualcuno che ha un PC che va a patate, questo signor Fidusec 147. Quindi abbiamo poi le due abilità legate all'arma, l'arma equipaggiata. E poi abbiamo due spell, come i classici IAL, teleport, ecco, per capirci, che erano anche essi equipaggiabili nella lobby. Come si sale di livello? Ogni volta che uccidiamo un nemico dei minion avversari, otteniamo dei gold, soldi, qua vedete, e tornando, diciamo, a questi sorta di rifugi, ce n'è uno qui, poi ce n'è anche uno qua nella mappa, scarichiamo questi soldi, possiamo portarne un tot predefinito, e tramite lo scarico di questi soldi si carica la barra dell'esperienza, che è questa qua. È un meccanismo un po' strano, insomma. Ok, andiamo, vedete, questa è una barriera che i nemici non possono sorpassare finché non distruggono il nostro obelisco, la nostra barriera. C'è un'altra barriera. Come vedete, questo è il mio attacco con il tasto sinistro. Questi sono minion. Qua c'è un drago avversario, che è l'immobile, quindi lo facilmente distrutto. Stiamo prendendo danni, attenzione. Vedete, il drago è difficile farvelo capire, ma è abbastanza, si muove in modo molto molto innaturale, quindi speriamo di non avere contro gente pro, perché vedete, il mio drago ha un attacco che non è continuativo, ma bensì sono delle raffiche, quindi hanno bisogno di ricarica. Però oh, via 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 via, allontaniamoci. Ok, siamo IAL, vedete, ci siamo curati. Ok, distrutto, raccogliamo qua i soldi, i gold. Vedete, nella mappa siamo pressoché al centro, questi sono i nuclei avversari che dobbiamo distruggere per buttare giù le prime difese. No, siamo confusi, via 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 via. Ok, tra l'altro i nostri draghi hanno... ok, siamo saliti di livello, sblocchiamo la seconda skill, eccola qua, che attiveremo con W. Vai, c'è una pioggia di meteore.
ed è un casino assurdo, non si capisce praticamente nulla. Ci limitiamo a premere il tasto sinistro un po' così a caso e siamo pieni di tra virgolette soldi, quindi... C'è un coso, diciamo un rifugio qua vicino. No 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 no. No, siamo morti, siamo morti, siamo morti, siamo morti. Ok. Vedete? Stiamo depositando i gold, abbiamo ottenuto un livello. Sblocchiamo Favor Your Foes, è questa. Sblocchiamo questa, vediamo. E l'accettina. Ok, continuiamo il nostro assalto. Eccoci qua. Attacchiamo qua i, come direi, i punti di difesa, non so per come definirli. Sta attaccando qualcosa, però. Prendendo dei danni in mani. Ok. Ho attivato un'abilità. Guardate, non riesco neanche a capire dove sono. Fortunatamente non abbiamo dei nemici molto forti. Ok, abbiamo distrutto un nemico. Il nostro obelisco è sotto attacco. Cerchiamo di attaccare qui per tirare giù la loro difesa. No 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 no. No 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 no. Sono stati uccisi da... Ho ricevuto troppi danni contemporaneamente. Allora potenziamo, mettiamo anche questa skill e poi potenziamo la nostra Q, il nostro danno base. Ecco qua. Siamo 5-7, quindi in teoria stiamo perdendo. Ok, abbiamo perso i nostri soldi, quindi... Ok, torniamo. E qua c'è il titano avversario, nemico. Ce n'è uno uguale dalla parte opposta della mappa, che è quello che dobbiamo andare a liberare. Qui la nostra, diciamo, difesa principale. One of our obelisks is under attack. No, quale è in attacco? Quello in alto. Però vedo che ci sono nemici anche qua nella mid lane, chiamiamola così. No, ho sbagliato. non mi trovo ancora molto bene con i comandi. Con i comandi, quindi ho usato per sbaglio un teleport, vabbè. Effettivamente c'è troppo innaturali. Proviamo ad attaccare questo. È finito, è sparito. Beh, andiamo allora ad attaccare qualcosa di utile. Forza, forza. Muori. Soldi. Ok. Dai, picchiamolo giù. Picchiamolo giù, perfetto. Dai. Perfetto. Abbiamo distrutto il tempio nemico. Una delle prime difese, diciamo. No. Ok, sta per essere evocato un, diciamo, sub titano nemico. Stanno distruggendo il nostro obelisco, cerchiamo di... No, via. We have lost an obelisk. Abbiamo perso un obelisco. Qui avviciniamoci al nostro rifugio, così scarichiamo quei pochi soldi che abbiamo, ma soprattutto ci curiamo. Continuerei con il potenziare la Q. Parte anche quando la potenzio. Ok. Non ho assolutamente idea se vinceremo o perderemo, anche perché non... Comunque, quello che manca principalmente a questo gioco è una componente più tattica, più libera, cioè anche una manovrabilità che ti faccia sentire davvero più padrone del tuo drago.
Ah, questa... Ah, era, è una spell. Pensavo fosse una... Oh, oh, c'è qualcuno qua. Andiamo a difendere. Sarà attenzione qua a non beccare le sfere. Ok. Abbiamo ucciso un tizio. Perfetto. Siamo pieni di gold, quindi in teoria dovremmo... andiamo a svuotare. Perfetto. Questa cosa qua poi anche dei gold da fare avanti e indietro ogni volta è anche un po' frustrante alla lunga, come vedete. Gold is full, ok. Andiamo qua. Tanto vedo che i miei compagni di squadra stanno avanzando, io sono un nabo, quindi non sto fornendo un grande aiuto. Ce la puoi fare, è incomandabile ma ce la puoi fare. Ok. Svuota, svuota, abbiamo saliti di livello. Ok. Ok, abbiamo evocato il diciamo un titano che ci aiuterà nell'avanzata, lo potete vedere sulla mappa. Se riesco lo raggiungo, così diciamo viaggiamo con lui. Forza, 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 ci siamo quasi. Eccolo qua. Vedete, è un... Non saprei come definirlo. Sembra un... È una bocca. Forza, avanziamo. Soldi. È abbastanza difficile prendere. Oddio, quanta gente. No, 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 lasciatemi. Tutti i miei compagni di squadra non si sa dove fossero. Staremo facendo un risultato penoso. Infatti stiamo facendo uno... Vabbè, 1-2, 1-2-4, insomma, non... Non stiamo fiddando. Meglio di questo che faccio qua. E del respawn funziona sempre con il classico time. Vedete, guardate qua che marasma. Adesso ditemi come si può focussare degli avversari, mirarli con un drago che si muove in una maniera così goffa, così, così lenta. Non devo dire, questo gioco non mi piace molto. Adesso poi ho visto comunque anche su Steam, sapete che ci sono le recensioni degli utenti e non sono tutti giudizi negativi, cioè molte persone condividono, il nostro titano è stato ucciso però siamo praticamente in casa loro. Molte persone condividono il mio giudizio che appunto il gameplay sia confusionario, sia anche eccessivamente pay to win in certi casi. Non... Cerchiamo di andare insieme a qualche nostro compagno. No, non riesce neanche a muoversi. Guardate, cioè questo gira su se stesso e qua noi diciamo degli incompetenti che cerchiamo di colpirlo. Cioè dai, che senso ha? Cioè che tipo di gameplay è questo? Che cosa mi... Che tipo di... Ah, guardate, non ha senso. Non ha senso, cioè cosa dovrebbe ispirarmi un gameplay del genere? È una cozzaglia di draghi che girano su se stessi e spellano cose a caso. Cioè non c'è un vero senso. Non è come può essere un MOBA come Dota o LOL, dove c'è magari un personaggio che si dedica a uno stun, a curare, l'altro che cerca di tankare, l'altro che ingaggia, uno che fa DPS. Guardate, è semplicemente un ammasso di draghi che spellano a caso e rotano su se stessi. Cioè non mi viene nient'altro da dire. Cioè sono quei classici giochi fatti proprio così, giusto per lo spirito di provare a strappare qualche soldo a chi magari si appassiona per qualche strano motivo e allora va a shoppare, cioè. Poi per carità, sarò anch'io che comunque ho fatto poche partite e non saprò giocare, per carità, e lo ammetto sicuramente. Però cioè si riesce a capire la differenza tra un gioco nel quale ancora devi migliorare e imparare a giocare e un gioco che invece non ti offre proprio nessuna base, nessuno stimolo. C'era un nemico qua, eccolo qui. Our Titan cage is under attack. Guarda, adesso comincia a girare.
Gira, io muoio. Poi anche il fatto che ci siano qua questi per rifugiarsi e riguadagni la vita, non capisco esattamente, cioè non lo trovo neanche tra virgolette giusto. Questo scappa, vabbè. Torniamo insieme agli altri, non lo so. An enemy obelisk has been destroyed. Boh, quanto ho capito c'è qualcuno comunque dei nostri che... Madonna, sta riempiendo di danno. Meno male che ho usato al volo il teleport e sono riuscito a salvarmi. In questo caso il teleport mi ha, tra virgolette, salvato la vita. Come vedete, non c'è neanche una vera e propria organizzazione su cosa fare. Cioè, avanzi, ma non... Adesso qua inizia lo spam casuale, vedete, di robe. Sto schiacciando, sto spellando tutto ciò che ho. Questo scappa. Boh, insomma, l'abbiamo ucciso, ma va bene, cioè, per carità. Però non... Cioè, non mi ha lasciato niente come battaglia. Cioè, questo sarebbe un team fight, ma non... Cos'è? C'è qualche modo di capirci qualcosa, ma... Inseguiamo uno, cerchiamo di ucciderlo. C'è un altro, è morto, non ho mana, sto morendo io adesso, cerco di scappare. Our Titan Cage? Ma è possibile? Ah, è vero, c'è qualcuno nella nostra gabbia del titano. Ah, ok, era una specie, era un minion, ecco, per vederla. Tanto la vita si recupera abbastanza velocemente, non so, almeno questo. Sembra che come potenza insieme riusciamo a... Vedete qua. Mi viene una rabbia cercare di mirare a sti qua che girano intorno. Our Titan Cage is under attack. Ok, siamo vicini al nostro. Cioè il loro titano che poi è il nostro. No. Vedete che ho lì al pronto. Ok. Non ho mana però. Forse. Dai, attacchiamo. Vai, abbiamo liberato il titano. Ah no, questo è lui. Sì, ah no, eccolo qua, non è lo scooter, è il titano vero. Eccolo qua, questo è il nostro titano, l'abbiamo liberato e abbiamo vinto la partita. Ma va bene. Scuola abbiamo fatto, non si può vedere. Beh, vabbè. Continua. Allora, come vedete, abbiamo ottenuto ben 115 cristalli, signori, 115. Wow. No, 140 perché è one time, non so, forse è la prima vittoria del giorno, qualcosa del genere. Vediamo che score abbiamo fatto. Vabbè, 2-3, non abbiamo fiddato, insomma, abbiamo fatto 2 kill, 8 assi. Ci siamo resi utili, ecco, mettiamola così. Poco gold. Qui abbiamo anche ovviamente degli achievement, ci sono nel gioco, ma nulla di particolare, insomma. Ok, siamo saliti di livello e man mano, vedete, sblocchiamo anche questo sentiero di rune che ci offre dei vantaggi, vedete, dei warmark, o alcuni, vedete, i alminio sono alcune spell, vedete, andando avanti poi si sbloccheranno altre spell, vedete, rejuvenate, eccetera. Un'altra cosa, ogni 4 ore, 5 ore abbiamo, vedete, la possibilità di questo bonus giornaliero. Possiamo lanciare dei dadi, vedete, per ottenere dei cristalli. Ogni giorno che, diciamo, accumuliamo, rifiutando questa possibilità di tirare i dadi per alcuni giorni, ci permette di incrementare la possibilità di ottenere più cristalli. Tiriamo un dado, uno. Non so cosa... Vabbè, avremmo ottenuto un cristallo, quindi... Vedete, sono dei reward molto... molto consistenti.
Qui abbiamo anche degli atti, perché questo gioco è anche una sorta di campagna single player, se così vogliamo chiamarla. Sono delle missioni dove ci esploreremo grotte, difenderemo villaggi, tornei contro altri draghi. Ecco, questo è l'unico aspetto positivo che ho riscontrato in questo gioco, insieme comunque a una grafica accettabile per essere un free to play che viene da un browser game. Sì, se qualcuno di voi se lo ricorda, ma è un browser game, è nato come browser game. Per il resto le meccaniche sono troppo confusionarie, ci sono troppi elementi pay to win che non mi piacciono, prezzi troppo esagerati, e devo dire che anche la community è abbastanza tossica, molto più tossica di quella di LoL o Dota. Alcune partite è proprio gente che si accaniva disperatamente contro gli altri anche se era a livello 1. Per altre informazioni comunque vi invito a leggere l'anteprima / hands on che pubblicherò sul nostro sito ebriai.it, dove analizzerò, diciamo, con un po' più di calma gli aspetti, le critiche che ho da portare nei confronti di questo gioco. Quindi niente, vi ho fatto vedere la modalità MOBA e multiplayer, vi ho spiegato che c'è questa modalità campagna svolta in atti, qui potete acquistare draghi, armi, questa è la fonte principale della nostra moneta in gioco, e niente, direi che per questo video posso fermarmi. Non penso che desideriate vedere altri video di questo gioco, spero non me li chiediate, se proprio avete questa voglia, diciamo, di farmi giocare a questo pessimo gioco, chiedetemeli e come sempre io vi darò ascolto e farò altri gameplay. Per il resto iscrivetevi al canale per altri video, continuate a seguire la mia rubrica Happy Gamer, prossimamente dei video di Titanfall, quindi rimanete connessi. E niente, iscrivetevi al canale, visitate il nostro sito, qui da Felice su Dragons and Titans, purtroppo. È tutto e ci vediamo alla prossima, bye bye!